Ci siamo, finalmente è arrivato il nostro Gran Premio, quello preferito da tutti gli italiani, il Gran Premio d'Italia a Monza, sul tracciato dove tutti si aspetteranno finalmente una vittoria che manca da moltissimo tempo. L'ultima vittoria a Monza risale al 2010 con Fernando Alonso e la sua F10, ma non siamo qui per ricordare il passato, siamo qui per parlarvi del Gran Premio italiano. Bentornati cari ascoltatori della Rossa nel Cuore, io sono Luis, Io siamo a Matteo. Ferrari a Formula 1 della Rossa nel Cuore. Sotto il video trovate tutti i link per seguirci sui social. E accendete la campanellina solita per essere aggiornati sui video. Sono anni che facciamo video contenti di poter parlare del Gran Premio d'Italia e finisce sempre con un Gran Premio negativo per la scuderia. Speriamo che questa volta sia diverso. Ovviamente non mancheremo al Gran Premio d'Italia. Vi aspettiamo in tantissimi, nel venerdì, sabato e domenica del weekend Brianzolo. Gran Premio d'Italia che parte il 4 settembre in Piazza Duomo con il Drive Parade e i piloti Leclerc e Sebastian Vettel. Per celebrare appunto i 90 anni del Team Ferrari. Come al mio solito, passiamo sempre ai dati tecnici, ormai saprete più di me, meglio di me, che Monza è lunga 5.793 metri per 11 curve da percorrere nei soliti 53 giri. Giro record in gara appartiene sempre comunque a Rubens Barrichello in 1.21.0 sulla Ferrari nel 2004. Come sappiamo, il circuito Brianzolo è a basso carico aerodinamico, quindi troverete ali anteriori e posteriori molto sottili, senza nessun flap, ovviamente, per cercare di acquisire maggiore velocità sul rettilineo, appunto il tempio della velocità. Ma il Gran Premio d'Italia è molto particolare per la sua famosissima sopraelevata che negli ultimi anni è stata rimodellata e possiamo dire messa a posto, Sì. che è stata lasciata andare e viene utilizzata molto durante il rally show e eventi motoristici in particolare, quindi è una Monza che è sempre viva tutto Sì, l'anno. non è stata lasciata lì a invecchiare. Fondata nel 1921, entra in Formula 1 nel 50 insieme a Spa e a Silverstone, è uno dei Gran Premi che non ha mai mancato in calendario, nonostante in questi ultimi tempi abbiamo sempre sofferto che non entrasse in calendario. Ha rinnovato fino al 2024, nonostante tutto in questi mesi si è parlato anche di una notizia fake Sì. che abbia rinnovato solo fino al 2020 o 21, ma questa cosa nessuno l'ha mai confermata. Esatto, Monza resterà ancora per i prossimi 5 anni, spero ancora poi nei successivi, perché comunque è un tracciato che ha fatto la storia ed è molto amato dai tifosi. E questo tracciato è stato autore anche di molti decessi nel Esatto. passato, soprattutto quello, ricordiamo, di Alberto Ascari negli anni 50, ma non durante un Gran Premio ufficiale o delle prove libere, ma durante un test. Un anno particolare di Monza è stato il 1988, un anno in cui le McLaren hanno vinto tutte le gare di quel Tranne. campionato, tranne una, appunto Monza. Un mese prima del Gran Premio venne a mancare il Drake Enzo Ferrari. Durante quel Gran Premio si dice che sia stato divagante il suo spirito per eliminare entrambe le McLaren. Doppietta Ferrari, tutti acclamano il miracolo. È stato l'unico Gran Premio che le Ferrari hanno vinto. Una bella doppietta, possiamo dire, nonostante tutto. Campionato che ovviamente è meglio non ricordarlo per quanto riguarda i risultati, però è stata una giornata molto particolare per tutti i ferraristi e per gli italiani. Per ricordare le altre due vittorie. Monza 2006, dove Schumacher vinse il Gran Premio di Monza per l'ultima volta con la scuderia Ferrari, dove poi, dopo il podio, dichiarò il suo ritiro in Formula 1. Purtroppo Schumacher poi ha intrapreso un'altra vita privata e poi è ritornato poi in Formula 1 negli anni Esatto. successivi. E ovviamente l'ultima vittoria a Monza della Ferrari con Fernando Alonso, la sua F10, un Gran Premio lottato con Jenson Button, e sono anni ormai che Ferrari non vince in casa. Esatto, da molti anni. Ed è una cosa che viene sofferta sia per la scuderia sia per i tifosi che tutti gli anni cercano di vedere un Gran Premio allegro. Speriamo che quest'anno sia l'anno buono, perché arriviamo da una vittoria in Belgio appunto con Charles Leclerc. Sebastian Vettel ha fatto comunque una buona gara e sul rettilineo siamo molto veloci, appunto Ferrari, e vedremo se nel tempio della velocità riusciremo a ripeterci. L'anno scorso la pole position fantastica di Kimi Raikkonen, un Gran Premio che poi è andato a finire con una situazione ribaltata. Sì. Per quanto riguarda Pirelli, la casa italiana porterà C2, C3, C4. È un Gran Premio non medio-alto abrasivo, Sì. nonostante l'asfalto sia stato rimodellato negli ultimi tempi. Diciamo che soltanto poche curve, ad esempio la variante Ascari e le due di Lesmo, possono essere aggressive sugli pneumatici, ma per il resto nei rettilinei comunque la gomma non si degrada molto. Per quanto riguarda la scelta dei piloti, hanno intrapreso quasi tutti la stessa opzione di freni di gomme, tranne Max Verstappen, che ha scelto due treni in più di gomme soft rispetto a tutti gli altri, avendo quindi ovviamente gomme in numero inferiore di dure e medie.
quindi non è un gran premio dove le gomme soffriranno tanto, ma quello che soffrirà sarà ovviamente il motore. È un gran premio dove il motore viene accelerato per almeno l'80% del gran premio. Bene, orari TV del Gran Premio d'Italia. Venerdì 6 settembre 2019 le libere 1 scattano alle ore 11, mentre le prove libere 2 alle ore 15. Sabato le libere 3 scattano alle ore 12, mentre le qualifiche scattano alle ore 15. La gara di domenica 8 settembre scatterà come solito alle ore 15:10. Noi ragazzi vi aspettiamo al Gran Premio, speriamo che sia un Gran Premio positivo e molto numeroso come sempre di tifosi ferraristi. Se ci siete e ci riconoscerete, fateci un saluto. Esatto. Probabilmente faremo diverse dirette su Facebook, quindi non perdetevele. Noi ci sentiamo settimana prossima per l'analisi del Gran Premio d'Italia. Io sono Luis. Io Matteo. Siamo Ferrari e Formula 1 Rossone Cuore e ci vediamo in Italia. Ciao ragazzi. Mi raccomando.